Il caffè lungo americano arriva nella città dell'espresso. Starbucks, la multinazionale del frappuccino, da oggi apre i battenti anche a Napoli, all'interno della Galleria Umberto I. Una location importante, quella scelta per l'insediamento del secondo store della campagna dell'azienda Stelle e Strisce, sviluppato su due piani per un totale di poco meno di 300 metri quadri, che fanno di quello partenopeo il secondo punto più grande del marchio in Italia. L'apertura del nuovo esercizio commerciale in galleria ora riporta alla luce anche il dilemma del restauro e della messa in sicurezza. Entro fine anno, assicura il sindaco Manfredi, saranno completati i lavori di restauro dei pavimenti, della copertura e l'installazione di 3 cancelli, misure fondamentali per assicurare la rinascita della gemella della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Tornando all'apertura dello store, il primo cittadino ha poi riassunto così l'importanza di questa opportunità. Ovviamente è una grande realtà internazionale che offre un prodotto ed è rivolto a un target molto diverso, quindi noi più variamo l'offerta, più potenziamo la qualità della città, più rafforziamo le nostre realtà territoriali. Chiaramente la tazzina di caffè napoletana non verrà mai, diciamo, lambita da nessuno. Chiaro, questa è un'altra realtà importante che porta sapori diversi, modalità diverse. È un modo anche per aumentare la competizione fa bene perché aumenta la qualità da spinta alla città, quindi oggi è veramente un giorno positivo.